Ragazzi, buongiorno, ben ritrovati dalle Filippine. Adesso ci troviamo a Bohol, una delle circa 7000 isole di questo arcipelago meraviglioso. Per non rimanere in tema, abbiamo deciso di cominciare dalle Chocolate Hills, dall'entroterra. Le Chocolate Hills, le colline di cioccolato. Queste particolari formazioni geologiche, uniche al mondo, ricoperte di erba verde, durante la stagione secca si tingono di marrone, ricordando il colore del cioccolato. In quest'area si contano più di 1500 colline di cioccolato. Direi che il tour è cominciato con il piede giusto. Scendendo dalle Chocolate Hills con lo scooter, apro parentesi, l'entroterra di Bohol merita davvero tanto tanto tanto, siamo arrivati al santuario dei Tarsi. I tarsi sono dei primati, piccoli piccoli, entrano nel palmo di una mano ed abitano in questa piccola foresta. Ora devo abbandonare lo smartphone perché dobbiamo fare assoluto silenzio. In questa piccola foresta viene preservata questa antichissima specie di tarsio. Alcuni studi affermano che sia un nostro lontano antenato. Questo animaletto dagli occhi dolci, essendo una specie rarissima, fino a poco tempo fa era preda di ricche persone che lo pretendevano come animale domestico. Oggi il tarsio è protetto e lasciato libero in questa riserva. Giornata a dir poco meravigliosa, adesso siamo tornati a Panglao, che è anche la zona dove alloggiamo. Stiamo passeggiando sulla spiaggia di Alona Beach, che è anche il centro di Panglao. Quindi adesso ci godiamo un pochino l'atmosfera, sfruttiamo i vari ristoranti, localine che ci sono qui intorno e ci vediamo domani per un'altra fantastica giornata. Ragazzi, buongiorno! Buongiorno! Questa mattina ci siamo svegliati all'alba e siamo partiti da Panglao per arrivare ad Oslo. Lungo il tragitto in barca abbiamo avuto un assaggio di delfini e squali balena. Adesso siamo arrivati e con il nostro driver andiamo a vedere gli squali balena, famosissimi ad Oslo. L'esperienza con le balene. Fantastica, fantastica, veramente una cosa meravigliosa. Ce l'hai vicino che nuotano, tu stai, cioè, una cosa mai provata, bellissima, bello, bello, bello. Lo vorrei rifare pure domani, cioè veramente lo vorrei rifare, l'ho fatto due volte. Si fa, dura mezz'ora, io l'ho fatto per un'ora. Sei golosa? Troppo bello. Con 5 minuti di navigazione da Oslo siamo arrivati sull'isola di Sumilon, un piccolo isolotto con una lingua di sabbia ed un'acqua meravigliosa. Tra le altre cose, ad Oslo abbiamo ordinato dei gamberoni, una frittura e del riso che ci porteranno a breve con la barca e ce la mangiamo qui. Mi sono ustionato, ci vediamo fra poco perché andiamo a scoprire qualche altra cosa molto interessante di Oslo. Buonissimo. Ma che figo è viaggiare! La vita! Siamo arrivati alle Tumalog Waterfall, che sono delle cascate qui ad Oslo. Tra le altre cose è anche possibile fare il canyoning, che è un percorso di diverse cascate dove potersi tuffare. Si comincia dalla più piccolina fino al salto più alto. Noi siamo un po' stanchi, magari abbiamo anche un po' paura e quindi vediamo. E adesso ci godiamo questo spettacolo. Ragazzi, buongiorno, siamo volati da Oslo al Nido, cominciamo subito forte. Per oggi abbiamo prenotato un Island Hopping di gruppo, conosciuto anche come il tour delle grotte e delle calette. Le scarpette le abbiamo comprate, il cielo è parzialmente nuvoloso, andiamo! Ne approfitto per farvi vedere l'operazione d'imbarco. Per accedere sulle imbarcazioni e quindi fare il tour, bisogna immergerci fino al petto. Good morning! Vamos, amigo. Vamos. Quindi preparatevi, scarpine, niente maglie e si va.
primo stop in Talula Island. Mentre ci godiamo lo spettacolo di Entalura Island, sembra che il tempo scorra troppo velocemente, così ripartiamo alla volta di un nuovo posto. Mentre a bordo parte dell'equipaggio prepara il pranzo, altri dormono, un po' ovunque. Per la serie Curiosità sulle Filippine, è bene sapere che questo popolo è famoso per riuscire ad addormentarsi ovunque. La cosa bella di questa escursione è che si trova tutto a 5 minuti di distanza. Adesso ci siamo fermati a Snake Island, stiamo passeggiando nell'acqua. Normalmente quando c'è la bassa marea emerge una lingua di sabbia che unisce due isole. Adesso accendo il drone, lo alzo così lo vediamo meglio dall'alto. Per la sezione curiosità, lo sport nazionale nelle Filippine è il basket. Viene visto come una religione. C'è un campetto in ogni luogo. Nella seconda giornata di escursioni a El Nido abbiamo per prima visitato la Secret Lagoon, con le sue scogliere a picco sul mare e con un pertugio che ci permette di accedere nella Secret. Malgrado il sole in questo giorno è rimasto timido, non ci ha negato la possibilità di apprezzare la Big Lagoon, la regina indiscussa delle bellezze di El Nido. Questa sera, sotto consiglio di Emanuele e Virginia, due nostri cari clienti, siamo venuti al Porto Schiesta, che è un locale qui a El Nido, poco distante dal centro. E fra le altre cose, qui si mangia un adobo eccezionale. L'adobo è il piatto tipico filippino e noi l'abbiamo preso con il pollo. È pollo marinato con soia e pepe nero. Eccezionale. Grazie Emanuele e grazie Virginia. Sezione curiosità, i trasporti nelle Filippine sono davvero buffi, ogni cosa che si muove può diventare un taxi. Queste, le jeepney, sono vecchi furgoni americani lasciati qui dagli stessi americani nella seconda guerra mondiale. Comincia adesso la parte più bella e avventurosa del viaggio, faremo un expedition da El Nido to Coron. Siamo un gruppo di 18 persone, navigheremo per 3 giorni su questo catamarano, dormiremo su 3 diverse isole e vedremo dei posti molto meno battuti dal turismo. Il resto è tutto da raccontare. Primo stop, Nak Pan Beach. Adesso ci stanno preparando il pranzo, mangiamo, poi andiamo là. Davanti alla natura incontaminata di Nak Pan Beach, consumiamo il primo pranzo a bordo insieme al resto del gruppo. Conoscendoci, scopriamo di avere tutti una cosa in comune, la folle voglia di conoscere le Filippine più selvagge. Ed ora, direzione Campobase. Siamo arrivati! Siamo sbarcati su quest'isola super selvaggia dove non prendono neanche i telefoni. Questa sera dormiremo in una casina fatta di paglia e bambù, tipica filippina, in riva al mare. Tra l'altro non sappiamo niente della programmazione di stasera, cioè sappiamo che stasera dobbiamo cenare tutti e domani, della giornata di domani, non sappiamo niente. Tengono tutto completamente segreto per far sì che sia una continua sorpresa. Tu che sei la mia casina su quest'isola meriti un room tour degno di nota. Stiamo entrando insieme per la prima volta. Oh, ok, questo qui è l'ambiente e questo qui è il letto. Come camera? Di sicuro non si può dire il contrario. Come dice Claudia, è molto arieggiata. Vabbè, che dobbiamo fare? Questa è la Spedition. Se vogliamo goderci questo posto così selvaggio, però guardate che meraviglia. È un posto meraviglioso. Comunque, se vogliamo goderci un posto come questo, questo è il compromesso. Devi andare al bagno? E portami con te. Questo è il nostro bagno. Qui c'è il gabinetto. Ah, però è pulito, almeno per il momento. Per il momento sì. Molto naturale. E qui c'è la doccia. In questa qui, che è la reception, bar, centro informazioni dell'isola,
ci si può ricaricare il telefono, perché all'interno delle camere non siamo dotati di prese elettriche. Ci si può ricaricare il telefono soltanto dalle 6 del pomeriggio fino alle 6 del mattino. Lontani dal mondo, in assenza di connessione, ci godiamo il tramonto. Aspettando la cena, riscopriamo il piacere del qui ed ora. Con entusiasmo c'è chi si diverte giocando a Genko, altri si conoscono e si raccontano, aspettando l'inizio di una nuova giornata. Comincia adesso una nuova giornata di spedizione, ci hanno svegliato i galli, abbiamo fatto una colazione eccezionale, adesso stanno arrivando gli altri con il kayak, altri stanno arrivando a nuoto e comincia una nuova giornata ricca di attività. Siamo arrivati a Culion, oggi mangiamo aquí, con il mio amico espagnol. Bolognesa. Ah, gli piace la bolognese. E fra poco andiamo a fare snorkeling. In questa zona per nulla turistica si può apprezzare l'integrità dell'ecosistema marino, coralli giganti con particolari geometrie e dal colore vivace, stelle di mare di ogni colore, questo blu non l'avevo mai visto. Stesso i ricci di mare sono enormi e con lunghi aculei. Fluttuando felice in questo ecosogno, il mare mi fa un altro regalo inaspettato. Tornando verso l'imbarcazione, vengo accompagnato da un'elegante tartaruga marina che pian piano scompare sul fondale. 60esima ora circa, senza connessione telefonica, saltelliamo da un'isola all'altra, adesso siamo a Di Tai Taiyan, che è una piccola isola dove c'è questa lingua di sabbia mezzo al mare, anzi abbiamo appena fatto snorkeling, è meraviglioso, come al solito colori stupendi, e vedo davanti ai miei occhi che è pronta la banana fritta. Captain! Fra le varie soste ci siamo fermati a Bulawit, che è un piccolo villaggio di pescatori che vive solo e esclusivamente di produzione interna. Ed è sorprendente perché in ogni angolo del paese, pur avendo fatto un giro largo, ci abitano secondo me un migliaio di persone, non c'è traccia di connessione ad internet. Ora ve lo faccio vedere. Bulawit è uno di quei rari luoghi al mondo che non ha nessuna voglia di evolversi. Si vive di pesca e coltivazione locale, un villaggio semplice, lontano dal mondo. Ogni volta che vedo un posto del genere, mi ricordo che per essere felici non serve veramente nulla. Ho ucciso il drone. Dillo che hai fatto. Ti ho chiamato mentre lo stavi guidando come una pazza. Tu per guardare me. Il drone è precipitato. Mea culpa. Questo è il triste epilogo del mio drone. Tuttavia siamo arrivati su Banana Island e ci hanno preparato questo tavolo lunghissimo pieno di qualsiasi cosa. Ci sono gli spring roll, pad thai, pescione, pollo. Guardate che meraviglia. Il tema della serata è la cena alla Filipino Way, tavola lunga e diversi commensali intorno ad essa che mangiano con le mani. La nostra guida ci tiene particolarmente a farci provare questa esperienza, per stringere ancora di più il legame creato in questi giorni. Tutta esperienza. Buongiorno, comincia adesso l'ultimo giorno di spedizione. Questa notte abbiamo dormito a Banana Island, che è questa piccola isola con un muschio verde a terra carinissima. Il gruppo è sempre più affiatato e adesso andiamo a visitare le bellezze intorno all'isola di Corona. La giornata parte molto forte, siamo appena arrivati alle Twin Lagoon. Mentre venivamo, fra le altre cose, Claudia ha preparato la pasta col tonno all'italiana per tutti e niente, godiamoci le Twin Lagoon. Visto che è l'ultimo giorno di spedizione, qui qualcuno sta cucinando la pasta col tonno per tutti. Guarda che bontà, guarda che bontà, non ti era mancata? La pasta col tonno.
E da quest'altra parte invece sta preparando vegetariano solo col pomodoro. Senza qui buona. Buona. Molto buona. Ogni tanto ci rilassiamo anche, siamo fermati in questa spiaggetta piccolissima, carinissima, mare strepitoso. Siamo da soli poi, non c'è nessuno, siamo noi e le altre due coppie di spagnoli. Bello. Espedition terminata, siamo arrivati al porto di Coron con gli altri componenti del gruppo, sembra ci conoscessimo da una vita. È stata un'esperienza meravigliosa. Adesso facciamo un giro per Coron e poi si regressa. Si torna. Vacaciones terminata, abbiamo fatto un bel giro per Coron con lo scooter. Diciamo che Coron a livello di spiagge sulla costa non offre molto, quindi è bellissima da visitare in barca come abbiamo fatto. E adesso ci siamo trovati un posticino dove vedere il tramonto e domani rientriamo in Italia. Ricordate di iscrivervi al canale in modo tale che potrete seguire i nostri prossimi viaggi. Ciao!